Teracchi, i giovani di oggi laureati con meno di 1000 euro sono i nuovi poveri, quindi a Bergamo. Sì, ce n'è qualcuno che non sta male, qualcuno che trova uno sviluppo occupazionale di carriera e professionale importante, però abbiamo anche una grossa difficoltà di larga parte del mondo giovanile tra i 15 e i 29 anni ad inserirsi nel mondo del lavoro. Questo è dovuto sostanzialmente al fatto che c'è in atto un processo di forte cambiamento del mondo del lavoro, ci sono imprese che eccellono. In questo caso l'occupazione ovviamente può essere più alla portata, può essere alla portata di mano, e però c'è un sistema generale che fa difficoltà ad inserire i giovani nelle attività produttive. Chi è laureato e chi è diplomato ha comunque più probabilità di trovare il posto di lavoro, di mantenerlo e di, come dire, conservarlo anche in futuro. Però c'è un problema rispetto al 2000, periodo 2004-2018, tanto per intenderci, di abbassamento della possibilità da parte dei giovani di entrare nel mondo del lavoro e quindi anche dei laureati. Anche se a Bergamo il capitale umano, quindi il tasso di laureati, la percentuale di laureati e diplomati, purtroppo è più bassa che nelle altre province lombarde. Quindi andrebbero incentivati, i giovani andrebbero incentivati a studiare e laurearsi. A laurearsi bisognerebbe, come dire, potenziare il sistema di formazione anche professionale a livello locale e quindi non soltanto, come dire, diplomi di tipo umanistico che dal mio punto di vista vanno comunque conservati perché hanno una visione e un'apertura mentale importante alle giovani generazioni, ma anche professionali, tecnici, orientati, sistemi scolastici, università, mondo delle imprese e sindacato orientati a, come dire, permettere l'entrata nel mondo del lavoro da parte appunto dei giovani. Ecco, dicevamo, l'occupazione per i giovani tiene, però dire Bergamo, Isola Felice, è un po' la forzatura? Noi abbiamo un tasso di disoccupazione 2018 su 2017 salito dal 10 al 12%, la media regionale è del 15%, per cui, come dire, nel contesto appunto Teniamo. regionale teniamo. Dopodiché c'è un problema invece importante che è quello che siamo l'ultima provincia dopo Mantova in regione Lombardia, in termini di diminuzione degli occupati giovani. Passiamo da 107.000 che erano presenti nel 2004 a 70.000 circa del 2018, ripeto, penultimi in regione Lombardia, quindi c'è un 20% di perdita secca di occupazione giovanile. Guardiamo le riforme, quota 100 com'è andata a Bergamo? Ma quota 100 e reddito di cittadinanza, a parte i giudizi del sindacato che penso siano noti, qualcuno pensava, chi ha progettato quel progetto di legge, diceva addirittura che ogni pensionato che andava in anticipo in pensione sarebbe stato sostituito da tre giovani, quindi un incentivo all'occupazione giovanile, alla sostituzione dei vecchi da parte dei giovani dentro il mondo del lavoro. Così non è, oggi i primi dati che abbiamo a livello nazionale, dovremmo poi, come dire, analizzarli meglio anche a livello locale, sono che se va bene avrà il 10%, cioè un giovane ogni 10 usciti, tanto per intenderci, perché l'assunto che per un anziano che esce dal mondo del lavoro entra un giovane non è un assunto economicamente dimostrato e sostenibile, anzi, il contrario in questo caso, e dipende dall'andamento dell'economia, il fatto di poter assumere o meno nuove forze lavoro. L'economia non sta andando bene, quindi. Abbiamo avuto recentemente questo dato molto enfatizzato, che per carità se fosse vero lo prendiamo con soddisfazione, però l'aumento dello 0,2% del PIL marzo su febbraio, che poi è uno 0,1% primo trimestre sul primo trimestre del 2018, è un aumento lento rispetto all'Europa, che conferma se non la recessione comunque la stagnazione. C'è stata un'impennata dell'export, che ha prodotto probabilmente questo tasso di rimbalzo che è complessivamente positivo, però i consumi sono rimasti fermi e l'economia purtroppo non ci pare possa riprendere. Ovviamente ci auguriamo che invece questa, come dire, tendenza venga invertita.